Io presento per prima la signora Angela Lucchetta, che è la segretaria della BWS Buonasera. Buonasera. Italiano, e in mezzo abbiamo Mauro Groppa, che è il segretario della BWS Canale Agordino, Vallada Agordina. Adesso No, poi lui no, ci no, no, spiegherà, no, no, ci no. spiegherete poi, Hai insomma, sbagliato tutto. cence lighe, tac. Ci sono arrivato, dai, beh, insomma, eravate in tre, adesso poi avremo Adriano Fiocco da solo, ma comunque l'importante è che sono riuscito, insomma, a metterli insieme. Perché vi ho chiamato, cioè, era già prevista questa telefonata, videochiamata, credo da 2 mesi, di più forse, perché noi il 9 maggio, quindi la settimana prossima, dovevamo essere a Falcade con il tour di Riso Fa Buon Sangue. E invece, grazie, o per sfortuna, vuole che siamo qui a casa. Ma li ho voluti comunque e adesso li faccio parlare. Intanto li ringrazio ancora di nuovo per averci dato la fiducia, non solo per averci dato la fiducia di aver Riso Fa Buon Sangue con loro, ma per riaverci di nuovo il 2021. Quindi li ringrazio personalmente, anche perché la difficoltà è tanta. Parlo intanto con Angela, che dici, Mauro? Dai, tranquillo, prima le signore. Angela, intanto come stai? Bene, tutto bene. La quarantena prosegue, siamo agli sgoccioli, spero. C'è fresco lì da te? Beh, c'è un po' di neve attorno, ma insomma, siamo anche abituati per la primavera, va anche bene così, insomma. Visto che tu sei di Falcade, volevo anche ringraziare, perché ho sempre avuto a che fare poi con l'Antonella. Sì? Antonella, la ringrazio perché mi è sempre stata, insomma, è stata la diretta interessata per quanto riguarda l'organizzazione. Allora, cosa possiamo dire ai nostri amici di Falcade e dintorni? Intanto voglio sapere, in quanti siete a Falcade come donatori? Ma Falcade conta circa quasi 2000 abitanti e come donatori siamo 116 circa. Poi Insomma, il numero varia. È un buon numero, è un discreto numero e siamo contenti. L'età varia dai 20 anni fino ai 65, per cui un terzo sono donne e va bene così, insomma. allora, a differenza di delle altre colleghe che ci sono in giro per l'Italia, voi vi chiamate ABVS. Sì? E uno si chiederà: ma perché si chiamano ABVS? Quello poi ce lo facciamo spiegare Da da Mauro, che Mauro. sicuramente Lo è la persona facciamo spiegare giusta da per Mauro. spiegarti questo. Voi fate tanta, ho visto, fate tanta attività insieme anche con la presidente della BVS provinciale, che è una mia amica, una mia cara amica, la Gina Bortot, e fate un sacco di attività. So che vi muovete tanto nel territorio. E come sta andando in questo periodo così un po' particolare? Poi ricordati, Mauro, delle domande, perché sono le stesse. Sì, sta andando bene. Io mi sono confrontata anche in settimana con Belluno. Belluno cerca di essere operativa proprio a livello del capoluogo, mentre i centri di riferimento, che sono Agordo e Pieve di Cadore, al momento sono chiusi. Per cui si cerca di andare avanti e di tenere alto sicuramente la donazione anche in questo momento, salvo facendo affidamento su quella che è la richiesta, ecco. Per cui la donazione procede e va sempre avanti. E in La questo momento bellezza. abbiamo avuto poco confronto con i donatori proprio sul territorio perché non ci si può vedere, però io volevo cogliere l'occasione sia per ringraziare i collaboratori della sezione, che sono circa una decina di persone. Ringrazio naturalmente i donatori e ringrazio naturalmente le altre sezioni della valle, che sono poi Canale e Cinceninghe, per questa bella idea. Delle volte non vedere qualcuno è anche un piacere, non è che per forza No, ma siccome noi la sto primavera scherzando, è sempre sto scherzando. è il momento più operativo della sezione, ci è un po' mancato, ecco, per cui Lo io so, sono era una anche contenta di battuta. fare qualcosa per loro questa sera, perché Era negli ultimi una mesi non siamo riusciti a fare niente, ecco. battuta, perché lo so che Avis e BWS sono molto collegati. Poi c'è sempre questa volontà tra volontari di star vicino, di far gruppo. Era una battuta per quello, no? E lo Perfetto, faremo in ci diretta conto. su questi canali, probabilmente su YouTube anche, la diretta. E Falcade noi la facciamo comunque virtuale, da casa, in digital, cioè in digitale, ma la faremo. Quindi adesso noi ti salutiamo.
Grazie. E chiamiamo il tuo collega Fiocco. Benissimo. È quello della Vallada Argordina. Di Canale Vallada. Io ti ringrazio, ringrazio naturalmente anche, anche Falcade, perché mi ricorda tanto i miei anni a Caviola da in gioventù, che sono stato una... Benissimo. Ciao. Ok, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Buona serata. Ciao. Chiudi tu, Angela, grazie. Bene. Ma eccoci qua, no, siamo rimasti in tre, come diceva la canzone. Il grosso l'hai messo in mezzo sempre, vero? Allora Mauro, intanto che io chiamo il nostro collega, il tuo collega anche Fiocco, mi ricordi quanti siete voi a Cencenighe come gruppo? Allora, noi a Cencenighe siamo una novantina circa, fai che vanno e vengono i numeri, dipende ogni giro che c'è qualcuno che salta. Cencenighe fa circa 1500 abitanti, della mia sezione, che avendo una sede della Luxottica come stabilimento, io ne ho da tutte le parti, cioè da tutta la Vallata Gordina ho dei associati, quindi ne ho da tutte le parti, ne ho da Gosaldo, ne ho da Livinallongo, che sono 60 km di differenza, quindi è abbastanza varia. Non so dirti le statistiche come Angela, lei è molto più precisa di me, però più o meno le statistiche come... Noi sono quelle, dai, siamo sempre quella cosa. L'importante ciao Angelo, scusa, salutiamo Adriano, perché dovevamo chiamarlo per primo, l'ho chiamato per ultimo, non si sa perché, ma... ma il capo è Angela, hai fatto bene, eh? Allora dicevo, comunque tu Adriano, ci hai seguito oppure ci hai seguito in radio o sei... Aspetta che ti sentiamo poco, Adriano, non so perché, ma... Tu ci senti, sì? Sì. Vabbè, noi ti sentiamo un po' poco. Vabbè, intanto parliamo con Mauro e poi vediamo di sistemare. Mauro, allora, dicevo, non è che siano importanti i numeri, però l'importante è il trend, cioè nel senso che l'importante è che comunque... Sì, abbiamo abbastanza di giovani noi, siamo abbastanza contenti. Poi c'è un bel ricambio, ogni anno arriva qualche giovane, c'è il passaparola, facciamo diversa pubblicità, come dicevi prima, con la BVS provinciale. A BVS, come mi hai chiesto prima, che mi ricordo, è Associazione Bellunese Volontari del Sangue. Siamo nati più o meno, adesso non sta da mammi le date, poi la gira mi fa, però nello stesso periodo, però siamo rimasti per conto nostro praticamente, come si dice, bellunesi cantonali, siamo rimasti qua su, e abbiamo anche una struttura leggermente diversa dalla Avis nazionale, perché l'Avis nazionale ha ogni sezione al suo presidente. Sì. Ogni sezione fa sede a sé, invece noi abbiamo tutte le sezioni, siamo segretari e il capo è sempre la presidente provinciale, che è la Gina Bortot, che saluto, spero mi stia guardando, e poi ci telefonerà, faccio un cazzettone gigantesco, ma comunque siamo sempre là. E siamo molto attivi in provincia, la provincia è piccolina, non è che siamo grandissimi, però siamo super autosufficienti, più della metà del nostro sangue viene mandato in Sardegna, a Padova e in altre valli, in altri posti. In quel periodo è un po' strano, noi speriamo di riuscire a mantenere i presidi di Agord e di Pieve di Cadore, perché qua stanno tagliando un po' dappertutto, io ne approfitto di questo momento per fare un po' di polemichina, perché sai, stanno tagliando tutto, stanno andando in pensione parecchi medici e assistenzialisti, Belluno sta tirando verso Belluno, però capisci, Cencenighe, Belluno sono 40 km, Caviola Belluno sono 55 km, Livinallongo e Belluno sono 60-70 km. Poi non so anche dalla Valle del Cadore o dal Comerchio, diciamo, come andrà a sentire qui. Diciamo Mauro, non per volerti interrompere, ma noi con questa trasmissione, è circa un anno e mezzo che la facciamo, sono queste qua dei medici e degli infermieri, non è un problema solo di Belluno, ma è un problema di tutti, questo lo capisco. Generale di tutta Italia. Ci sono altri posti che sono messi ancora peggio, vorrei ricordare l'Abruzzo o zone della Calabria che devono fare comunque le montagne, sovramontagne, sì, per sì. Paesini spersi con avi spersi, quindi diciamo che non è che voglio il mondo questo, e paese ho paura. Non è che con questo voglio dire tutto è bene. Diciamo che c'è da lavorarci sopra e sperando di far bene. Mauro, siccome comunque noi ci vediamo anche te sabato prossimo in diretta per lo spettacolo di Falcade, io intanto ti ringrazio. Credo che tu sia molto più bravo a parlare che a scrivere i messaggi. questa poi te la spiego quando ci vediamo personalmente. Si chiama dislessia delle dita. Sto scherzando, naturalmente. Grazie ancora, sai.
ciao, adesso mi dai con Adriano, chiudi tu e ci vediamo, sabato prossimo. Ciao, ciao, saluti. Erano solo 43 anni fa quando la colonna sonora dei Bee Gees, della Febbre del Sabato Sera, suonava questo successo reso immortale dal film di Olivia Newton-John e John Travolta, caro Enrico. Allora, dai, andiamo avanti. Ma la canzone è sempre molto amorevole e amorosa e molto anche carina. Riproviamo con Adriano, vediamo se lo sentiamo. Sì, ciao, proviamo, mi sentite bene? Sì. Perfetto. Finalmente. Ecco. Sì. Adriano, allora io sono il segretario delle sezioni di Canale e Vallada, che si sono unite nel 93, erano due sezioni separate e poi hanno deciso di fondersi. Sono due paesi che hanno pochi abitanti, perché facciamo 1100 circa Canale e 400 Vallada, quindi 1500 abitanti, però abbiamo, a fine 2019 abbiamo 110 donatori, quindi un bel numero, che è anche frutto di un continuo lavoro di promozione tra le varie attività promozionali, appunto, che facciamo, riusciamo a raccogliere e ad aumentare il numero dei donatori. Ecco, appunto, le attività. Beh, insomma, dai, ha fatto un bel lavoro, nonostante. Aspetta che adesso insomma, poco io. Per essere, alzo la voce, per essere in 1500, insomma, è un bel lavoro, dai, perché fa, beh, certo, quelli che non possono donare, quelli che hanno problemi, magari di quelli là. Certo, ma, certo, è una soddisfazione, ecco, vedere crescere il numero di. Quindi anche Canale d'Agordo, no? Cioè, anche il paese, sì, di Canale d'Agordo. Quindi il paese del Papa, no? Se non sbaglio. Eh sì, il paese di Papa Luciani. E penso che c'è un aneddoto della vita di Papa Luciani, che adesso, visto che hai fatto questo gancio, Papa Luciani, verso la fine degli anni 30, dato che era venuto a sapere che c'era un suo paesano, un giovane paesano che era malato e era in fin di vita a Belluno, ha deciso e ha provato, ha donato il sangue a questo giovane, salvandogli la vita. Ha fatto due donazioni e quindi abbiamo questo particolare della vita del Papa, che praticamente è stato uno dei primi donatori di Canale. Però essere un paese che ha dato i natali a un Papa, uno si sente comunque cittadino del mondo. Adesso Enrico sei tu che sentiamo male. Sono io adesso? Sì. E allora facciamo così. No, adesso comunque, tu avvicinati alla virus. Videocamera, dai, che così ci sentiamo. Allora, volevo dire che volevo ringraziare comunque Adriano, scusami Adriano, ma oggi va un po' così. Oggi è un po' così. Le linee sono un po' così, ma noi comunque ci vedremo sabato insieme con gli altri. Sì. Certo. Non ti sentiamo Enrico, purtroppo. Sento male anch'io. Però ti saluto e andiamo con la musica, perché solo la musica può andare adesso. Ecco, volevo ringraziare tutti voi, perché avete fatto veramente un impegno notevole, anche se fisicamente non abbiamo potuto farlo a Falcade, però grazie molte e al sabato prossimo, ma soprattutto al prossimo anno, speriamo di vederci dal vivo. Ciao, saluti. Grazie, buona serata. Ciao, a presto.